perché diciamo, siamo tibetani, ma anche italiani, e celebriamo insieme l'anniversario della dichiarazione di indipendenza del Tibet del 13 febbraio del 1913, quindi oggi lo festeggiamo un giorno di ritardo. Ma la prendiamo anche, cogliamo anche l'occasione per appunto commemorare anche la morte di 142 tibetani che si sono autoimmolati, ma ovviamente i media non ne parlano, perché ovviamente il potere della Cina è talmente grande che appunto le notizie vengono oscurate, e qui abbiamo, ci sono almeno adesso 142 appunto autoimmolati che si sono dati fuoco in nome della libertà del nostro paese, del Tibet, e per questo noi oggi appunto, oltre a celebrare la dichiarazione di indipendenza del 13 febbraio, appunto cerchiamo di ricordare anche ricordare queste vittime appunto dell'oppressione del governo cinese. E quindi vorrei fare un minuto di silenzio per commemorare queste 142 vittime. Cominciamo con la linea nazionale, poi dopo qualche secondo per l'onore per la quasi 150 tibetani autoimmolati in Tibet, poi dopo di lì la tradizione tibetana, un farina lancerà sul cielo per la nostra vittoria, e saluti a tutti. Cominciamo. Un secondo di silenzio.
Udì. Grazie. Dov'è la farina? Quello che ce l'ha. Tutti prendete queste farine a mano, poi noi partecipate con noi per la Tibet, Tibet Libero. E queste farine tre volte facciamo così, voi cantate insieme a noi, poi lancia al cielo, desiderate ognuno nostra così sì, moderazione positiva per noi stesso anche per altri. Grazie. Veloce, veloce ragazzi. Ok, avete tutti farina a mano? Ci siamo? Parto, Grazie al Comune di Roma, anche Costura, dato queste possibilità di oggi qui manifestare pacificamente per la Tibet Libero, Tibet Free Tibet. Questo dichiarato da 13 Dalai Lama tutendiato a 102 anni fa, prima di invasione cinese in Tibet, regime cinese in Tibet, è dichiarato Tibet indipendente. Quell'epoca lì, 100 anni fa, Tibet una nazione completamente libera, come Italia, abbiamo creato banca, moneta, tribunale, qualsiasi cosa come una nazione. È una nazione pacifica e totalmente felice. E 1949 è cominciato ad arrivare l'invasione cinese. Regime cinese, non sottolineare, non popolo, proprio tanti popoli cinesi non sanno. Adesso, finora, quasi 60 anni, regime cinese gode in Tibet, noi popoli tibetani a tutto il mondo chiedo aiuto. Quasi 150 tibetani autoimmolati, nessuno sa niente, non sente, non vede, non parla. Allora siamo una famiglia di questo pianeta, perciò dove fanno guerra, dove fanno come un bambino capriccioso qualsiasi nazione, quelle nazioni grandi che schiacciano nazioni piccole. Dalai Lama che tutto il mondo giunge due mani, per favore aiutateci a risolvere causa di Vitani pacificamente. Tanti anni fa Dalai Lama ha rinunciato addirittura indipendente per Tibet. Ha scelto meglio per la Cina a Tibet, democraticamente, via di mezzo, autonomo. Dalai Lama e il suo staff hanno rinunciato indipendente. Invece, ora, quinta generazione tibetani nato in Italia, America, qualsiasi parte del mondo, non lo
vogliono, non accetta, vogliono indipendenti. Questi deve avere coscienza di governo cinese, di Pechino e regime cinese. Allora, bisogna questi, una volta c'è U-Tibet si chiama, adesso un'altra student for free Tibet, quinta generazione. La situazione è questa. Ora il governo cinese, c'è Dalai Lama ancora vivo, vivi, e non aspettare vostro assurdo desiderio. Dalai Lama muore, così Tibet come se è morto. Tibet non parlerà, Tibet finito, non finisce, è una stupida. C'è Dalai Lama, c'è a mano chiavi d'oro, risolvere non solo Tibet, anche Cina, grande Cina, per la democrazia, per pace, diventare un civile normale. E questo tante volte dialogato, finta di dialogare con la rappresentante di Dalai Lama, mai concreta una cosa veramente dialogano. Questo adesso, queste quindi generazioni, non finisce Tibet così facilmente. Noi fuori da Tibet preserviamo nostra lingua, nostra alfabeto, nostra cultura, finché c'è questo popolo tiene cultura e non muore. Tibet oggi come bandiera di Tibet qui davanti grande, tutto il mondo oggi flash mob si chiama bandiera di Tibet, perché in Tibet vietato portare bandiera tibetana. Questo, se un tibetano c'è la bandiera tibetana soltanto va in piazza, ti rischia di 5-6 anni galera soltanto questi bandiere. Dice lunga vita Dalai Lama, 5-6 anni e galera. Queste parole, canti l'inno vietato, oggi davanti qua a piazza abbiamo cantato l'inno nazionale, perché voglio libertà, casa mia in Tibet, voglio sentire mia casa, non questi regimi cinesi, immigrati cinesi, come si è scoperta America, Tibet. Vengono tutti lì, popolo di 6 milioni, schiacciato da quasi 11 milioni di cinesi, minoranza. Tra poco chiedono, quasi ci vuole una casa mia a noi popolo tibetani per mezzogiorno. Ti rendi conto? Non possono viaggiare da Roma, da per esempio Roma, da Sicilia, deve chiedere a permesso. Tibet così. Questo tipo di condizioni, mondo. Ci sono tanti problemi, tanti, guerra sinistra, destra, ma mia guerra quasi sta arrivando a 100 anni, nessuno della uomini potenti, Nazioni Unite, e l'ONU, così sì, questi nomi belli, alla Tibet ancora non è risolto. Tibet stato film, Tibet stato moda, Tibet music, Tibet meditazione, yoga, questi business. La mia problema, mia fratello e sorelle ogni giorno rischia vita sotto la fucile. E questo devi sapere a mondo, bisogna parlare chiaramente la tema del problema di Tibet. Nostra vita non soltanto basata su economico, perciò oggi il presidente della comunità tibetana Nyima non c'è qui, io sono vicepresidente Santo Lama, qui parlo per la comunità tibetana, nome di comunità tibetana, tutti i partecipanti, amici, sostenitori, tutti quanti grazie. Grazie mille.